Eh sì, l'avete vista nell'anteprima, è proprio lei, KTM Superduke 1290R, una delle tante moto del boss delle moto di Ninfio Motori. Ciao ragazzi, buon pomeriggio dal boss delle moto, bentornato Lello e bentornati a tutti gli amici di Star Bikers. Oggi Lello proviamo la regina delle maxi naked in assoluto, KTM 1290 Superduke, il meglio che il mercato può offrire a mio giudizio. Una moto da con un design, con una potenza, uno stile unico, fantastico, veramente, insomma, meglio di te nessuno la può provare. Questa già è la terza maxi naked, insomma, sì, che proverai, sì, quindi potrai fare una bella comparativa, ci potrai dire tutti i pregi e i difetti comparandola anche con le altre. Io non posso fare altro che augurarti buon test, divertiti anche per me, perché veramente ti invidio su questa moto. Guardate tutta la clip perché sarà spettacolare. Alla fine, da questo Ninfio Test in poi, daremo anche i voti alle nostre motociclette, o meglio alle moto di Ninfio Motori e del boss delle moto. Ciao a tutti ragazzi. Noi siamo Ninfio Motori. Abbiamo il parco moto usate tra i più grandi del centro-sud Italia. Selezioniamo le migliori moto per offrirti solo il meglio. Se non ci credi, guarda i Ninfio Test. È tappa sport, mappa sport, ho messo la mappa sport per gustarmi questa KTM Superduke R 1290. Mamma mia, soltanto il sound, si presenta da sé subito in autostrada, perché i 1301 centimetri cubici di questo bicilindrico a V fantastico, famosissimo ormai, sviluppato sempre di più negli anni, riesce ad erogare 180 cavalli gestiti da tre mappe. Abbiamo detto che abbiamo inserito noi la Sport adesso, ma c'è anche una Street e una Rain, per 141 Nm di coppia a 7000 giri, mentre la potenza è pronta già a 9750 giri minuto. A volte mi dite che vado piano, ragazzi, ma dobbiamo anche rispettare i limiti di velocità. Comunque, proviamo un po' a lanciarla, la Superduke 1290 in autostrada. Mamma, che calcio, come tira da bestia. In un attimo sei a 200, in un attimo sei a 200 e sto ancora di quinta. Quick shift, preciso, possiamo avanzare con le marce senza chiudere il gas. La Superduke 1290 ti fa venire voglia di fare le cose più sbagliate. Con questa leggerezza, la moto pesa 189 kg a secco, cioè siamo su numeri incredibili. Nuova la moto in concessionario, arriva a 18.000, credo 720, una cosa del genere, da listino. Ovviamente Ninfio la offre credo intorno ai 14.000 euro, 13.800 se non mi sbaglio, ho sentito. Mocetta che c'ha un anno, unico proprietario, 4.000 km, ma praticamente, ma nemmeno, 3.752 km, quindi ha fatto appena il primo tagliando, la sento precisa, nuova. Vogliamo parlare prima dell'estetica di questa moto? Un grande studio in Galleria del Vento a Mattighofen, che è la sede di KTM, per perforare meglio possibile l'aria. Moto cortissima, agilissima, ma che anche in autostrada, avete visto, ci dà comunque tanta tanta stabilità. Ma il piatto forte è sicuramente questo telaio a traliccio,
famoso ormai KTM specialista, insieme anche forse a Ducati, che le fa una battaglia continua su questo sistema che ci fa diventare una motocicletta veramente guidabilissima in questo misto, ovviamente habitat naturale, quick shift, che però ti condiziona perché devi chiuderlo tu il gas se vuoi inserire la marcia successiva. Stessa cosa per la scalata, ma la precisione è veramente una cosa che mi sta impressionando. A parte la reattività, no, immediata, che ha tutto il comparto, ricordiamo che le VP sono pluriregolabili al pari del mono posteriore, che sono veramente due punti di forza. Capisci perché poi si arriva a un prezzo così importante. Impianti frenanti Brembo per domare i bollenti spiriti, ma più che bollenti, c'è qualcosa di più caldo del bollente? Sotto coppia di quarta, vabbè, qua c'è la coppia da vendere, cioè ce n'è molta di più di quella che serve. Devo dire che però un'altra cosa che mi ha impressionato prima, partendo da Ninfio a Torre del Greco, nel pezzo in città col gran caldo, non ho sentito tanta caloria arrivare da sotto, quindi la mocetta ha vie di fuga per l'aria calda veloci e rapide, non sale proprio su. Bella cosa questa, che con questi motori così compressi un tempo si facevano le saune, arrivavi a casa con i zebedei arrostiti, invece adesso, almeno nel caso di KTM Super Duke 1290R, non ho sofferto più di tanto il tratto in città. Adesso mi godo un po' di fresco, poi riscendiamo, eh. Allora, siamo quasi in conclusione. Che gran divertimento, anche questa volta Ninfio Motori ci ha regalato una giornata di adrenalina al fresco, perché me ne sono venuto sul Faito con 23-25 gradi, avete visto. Ma prima di lasciarvi andiamo a vedere un po' la pagella che abbiamo dato a KTM Super Duke 1290R di Ninfio Motori. Design 8, grande studio in Galleria del Vento, come detto, motore 9 sempre pronto, senza on off, gestibile fino ai 6.000 giri, poi irruenza infinita. Ciclistica 8.5, un altro punto di forza di questa moto. Guidabilità 8.5 per tutti i motivi che abbiamo descritto finora. Comfort 7, siamo un po' rannicchiati e il passeggero non ha certo vita facile. Rapporto qualità-prezzo 7 la moto costa, e per questo che vale la pena prenderla usata da Ninfio Motori. Tornati alla base, pagella con voti altissimi. Bentornato Lello, allora? Guarda, veramente, visto, i voti sono tutti alti, a partire dal motore, la ciclistica, l'estetica, perché veramente qua c'è tutta la tecnologia, non solo di KTM, ma proprio tutta la tecnologia possibile a livello motociclistico su questa moto. Lello, questa è il top del top, insomma, abbiamo avuto il piacere di provare tutte le Maxi Naked. Sì. Ma dovevo chiedere, che questa le batte tutte, Questa le batte tutte, quindi sì. Speed 1050 RS, S1000R, per te questa? Tutte grandi moto, ma questa c'ha una spanna in più, da tutti i punti di vista. Su tutta, allora, vince come, insomma, la Maxi Naked preferita di Lello, anche la mia. Lello, riusciamo a trovargli forse un piccolo difetto, se c'è? Guarda, se proprio devo dire qualcosa, forse la frenata troppo potente. Capisco che, sai, le potenze sono importanti, abbiamo certi motori attivi e ci voleva effettivamente un impianto così potente, però un po' di modulabilità in più non sarebbe guastata. Il fatto, sì, veramente, di... quando frena, sì, questa moto veramente si inchioda a terra, sì, tecnicamente, insomma, però veramente. Per il resto, ragazzi, gran moto. E ovviamente da Ninfio Motori, io non so quanto, diciamo, cioè, non lo diciamo perché basta andare sul sito. Sì, basta andare sul sito ninfiomotori.com per vedere tutte le nostre moto in offerta. Sempre aggiornatissimo il sito internet, quindi vi aspetto, il boss delle moto. Stiamo preparando il prossimo test fra qualche giorno, un test super superlativo, cioè.
saliamo ancora, alziamo sempre l'asticella. Non lasciatevi sfuggire questa KTM Super Duke 1290. Ciao Nino, ciao Ninfio Motori, ciao ragazzi.